Buongiorno. Allora, perché mi viene così scuro sotto? Oh, strano. Vabbè, forse perché è troppo luminoso lo sfondo. Se giro così, sempre scuro sotto. Vabbè, pazienza, niente di grave. Sono qua fuori dall'uscita posteriore, diciamo così, della Camera dei Deputati. Preferisco fare qua all'aperto rispetto che dentro i palazzi, perché dentro poi fa molta scena, ma le pareti spesse di solito non si prestano per una diretta. Allora, oggi è la giornata dedicata alle votazioni degli incarichi parlamentari. Vi spiego molto velocemente di cosa si tratta. Allora, ieri abbiamo eletto i capigruppo. I capigruppo sono una questione, è un ruolo fondamentale, ma è una questione interna ai singoli gruppi. Quindi cosa succede? Che i deputati e i senatori appena eletti dicono, dicono a che gruppo intendono iscriversi. Quindi, dato che non c'è vincolo di mandato, nel momento stesso in cui uno viene eletto potrebbe anche già da subito cambiare casacca, ecco, non convenientissimo, però volendo uno dice: ah, guarda, tu sarai anche eletto con la Lega, ma guarda, voglio iscrivermi al gruppo del PD. Ecco, nel mio caso capite che è un po' difficile, però in teoria uno potrebbe. Una volta che è stato registrato a che gruppo un deputato o un senatore si vuole iscrivere, i gruppi così costituiti eleggono un capogruppo. Il capogruppo diventa a questo punto il coordinatore, no? Diciamo l'autorità politica che gestisce il gruppo medesimo. Ha un importante ruolo perché partecipa alla conferenza dei capigruppo. Vale a dire, l'attività d'aula di base decidere l'ordine del giorno, di che si parla, che facciamo? Facciamo una legge per bloccare gli sbarchi o facciamo il DDL Zan? Viene deciso dalla conferenza dei capigruppo e i capigruppo votano o quantomeno partecipano con il peso degli iscritti al proprio gruppo. Quindi, per esempio, in Senato la Lega ha 29 senatori e il capogruppo che noi abbiamo eletto, che è lo stesso che era capogruppo al Senato la scorsa legislatura, vale a dire Max Romeo, vota per i suoi 29 senatori. E a quel punto c'è la maggioranza e l'opposizione. Tante volte magari capita che non ci si metta d'accordo nemmeno all'interno della maggioranza e quindi in ogni caso serve. Qui vedo sotto invocazioni per ministri o così questo tipo. No, calma, quello arriva dopo. Prima deve essere sistemato il Parlamento. Quindi, una volta che ci sono i capigruppo, e quello l'abbiamo fatto ieri, oggi invece si tengono le votazioni per gli altri incarichi parlamentari, che sono non altrettanto, ma insomma molto importanti. Per ogni Camera si eleggono 4 vicepresidenti. A cosa servono i vicepresidenti? Beh, molto semplice. Le sedute alla Camera o al Senato magari durano ore e in ogni caso ci deve sempre essere qualcuno a presiedere. Non sempre il presidente lo può fare, anzi, diciamo che raramente il Presidente della Camera e il Presidente del Senato presiedono. Molto più spesso la Presidenza viene assunta dai Vicepresidenti, che quindi possono tranquillamente presidiare riunioni che magari vanno avanti di ore. Di solito bisogna averne sempre due, no? In modo tale che se uno ha bisogno di una pausa, di assentarsi o cose di questo tipo, può intervenire quell'altro. I vicepresidenti di solito sono assegnati 2 alla maggioranza e 2 all'opposizione e dovrebbero, in linea teorica, comportarsi nel modo più super partes possibile. Poi
sappiamo benissimo che c'è qualcuno che lo fa di più o qualcuno che lo fa di meno quando fanno, quando presiedono. Nello specifico, di solito vengono scelti fra i senatori o i deputati che hanno più esperienza, perché quindi più legislature alle spalle, no? O similari, perché la cosa peggiore che può capitare è, in una situazione d'aula, avere il presidente che non sa cosa fare, no? Cioè, metti che sono i gruppi che litigano, no? Il presidente, oddio, che succede? No? Meglio di no, ecco, mettiamola così. Quindi di solito si prende qualcuno che ha tante legislature alle spalle. Nello specifico, noi abbiamo come centrodestra al Senato, per la vicepresidenza si vota Centinaio e Gasparri. So che sia l'uno che l'altro possono avere persone a cui piacciono tanto e persone a cui piacciono meno. Sono in ogni caso però dei senatori con tante legislature alle spalle, quindi buona esperienza. Chi eleggerà l'opposizione non lo so. Ho visto che ci sono ho visto che ci sono delle litigate, perché le opposizioni sono tre, perché c'è il PD, c'è il Movimento 5 Stelle e c'è il terzo polo Renzi Calenda. Se le vicepresidenze sono due, è evidente che significa che qualcuno si è messo d'accordo ai danni di quell'altro, ecco. E quindi vediamo cosa succede. Adesso non so, qui c'è il carabiniere che mi guarda perplesso, non vorrei che pensasse che sono un turista. Vabbè, nel caso poi glielo spiego che sono un senatore. Vabbè, comunque, all'atto pratico sulle vicepresidenze è abbastanza semplice. Per dire, storico vicepresidente per la Lega è sempre stato Calderoli, no? Che quindi presiedeva l'aula anche senza essere presidente e sapeva tutti i regolamenti e così via, no? Vabbè, alla Camera i vicepresidenti erano Rosato. Scusi? Sono senatore. Ho capito, però posso andare dentro, direi che posso stare anche qua. Comunque. Se ha bisogno di controllare. Scusi. Non la voglio. Finisco il video e poi dopo ci ragioniamo. Grazie. Immaginavo io che mi guardavo un po' storto. Giusto, insomma. Però, cioè, capite che è un po' curioso, cioè, nel senso, posso stare dentro, potrò stare anche fuori, no? Cioè, vabbè, ha capito che forse non era a caso. Anche finito il fuori programma con il simpatico carabiniere, abbiamo il passaggio successivo. No, ecco, sì, se mi arrestavano era divertente. Invece poi arriviamo ai segretari d'aula. Il segretario d'aula è quello che in una maniera o nell'altra legge il verbale all'inizio delle sedute, verifica che il verbale sia a posto, no? Partecipa all'ufficio di presidenza, dà una mano a tenere l'ordine in aula se c'è contestazione, se ci sono i conteggi che non sono fatti giusti, no? Similari. I segretari d'aula sono 8. Anche in questo caso vengono ripartiti di solito 5 maggioranza e 3 opposizione. È un ruolo abbastanza ambito, perché il segretario d'aula poi ha a disposizione, insomma, un ufficio a parte, un piccolo staff, no, e similari, senza che ci siano delle incombenze particolarmente gravose, però devono dare la presenza e quindi ci sono dei turni, perché il segretario deve essere sempre presente a tutta la riunione. Sono quelli, per intendersi, che si vedono a sinistra o a destra del presidente nelle sedute normali, insomma sul banco della presidenza. E poi infine c'è l'elezione di 3 questori per la Camera e 3 questori per il Senato. Il questore è molto importante come ruolo, perché è un
di base è come un amministratore. Voi sapete che il Senato e la Camera si gestiscono da soli praticamente, perché c'è l'autodichia, e gli amministratori, diciamo così, della Camera e del Senato, quindi quelli che poi firmano i contratti per, che ne so, per le utenze elettriche anche, o qualsiasi cosa, devono essere firmati dai questori, no? Che quindi hanno poi un ufficio a parte, insomma non è piccola, ecco, la gestione di palazzi come la Camera e il Senato, quindi è un ruolo anche questo molto appetito, da dire la verità, perché è abbastanza di potere, insomma, il questore, però è ovvio che non è un ruolo politico, perché il potere si confina fra queste mura. Noi credo avremo diritto a un questore su i sei, che dovrebbe essere il piemontese Benvenuto, Alessandro Benvenuto. Quindi adesso tutti votano per queste cariche, poi vediamo i risultati. Una volta che saranno completati gli uffici di presidenza delle Camere, la palla passa al Presidente della Repubblica, perché convocherà i capigruppo e i presidenti della Camera e del Senato, si farà dire com'è la situazione per i gruppi, no, e similari, e una volta che si è fatto dire per i gruppi, darà l'incarico finalmente per il governo, quindi presumibilmente a Giorgia Meloni. A quel punto, una volta dato l'incarico, Giorgia Meloni nominerà, o quantomeno sceglierà, i ministri, porterà la lista dei ministri a Mattarella, se va bene la lista dei ministri, il presidente conferma l'incarico e la manda alle Camere, a questo punto complete di tutti gli uffici, per la fiducia. Ultimo step poi della costituzione degli organi democratici sarà l'elezione dei presidenti di commissione, no? Che verrà fatto fra due settimane circa, o tre settimane, quindi dopo quel punto lì è completo. Presidente di commissione, lo sapete cosa fa, perché ve l'ho detto, adesso qua mi arrestano definitivamente, allora, per evitare che mi arrestino definitivamente vi saluto, e non vorrei fare l'inizio così brillante. Arrivederci, grazie.